too much wine for Thursday night. It's only 6 o'clock, too early to be kissing outside. It's hard to fight it though, oh, when your eyes are that blue. And I don't care if all New England knows that I want you, 'cause I do. Bit of a breeze, but it's the brightest April day. Southbound tracks, we're pulling away. I bet they'd all agree I'm sitting way too close to you. But I don't care if these strangers see that I want you, 'cause I do. Ci ritroviamo in una nuova puntata con i nostri amici di Teleturchino. Oggi presentiamo un'associazione nuova, un'associazione onlus che si chiama Sofia Vescicale. Davanti a noi abbiamo Giovanna Cerruti, che è una delle fondatrici di questa associazione. E sarà lei a spiegarci che cos'è questa Sofia Vescicale, come è nata, come poterli contattare, ma soprattutto sarà lei a presentare il libro dell'associazione, che è veramente fenomenale, anzi invito tutti a leggerlo. Lascio la parola alla signora Giovanna. Buongiorno a tutti, l'estrofia vescicale è una malattia rara che colpisce un bambino ogni 30.000 nati e circa. La nostra associazione nasce più di 10 anni fa, nel 2004, quando io personalmente, come mamma di un bambino con questa patologia e altri 3 o 4 pazienti ormai adulti, abbiamo deciso di creare qualche cosa che potesse raggiungere queste famiglie colpite da questa malattia e che erano completamente sole e abbandonate a loro stesse. Ovviamente più di 10 anni fa questa patologia era praticamente non diagnosticata durante l'ecografia, per cui si veniva a conoscenza del problema una volta che il bambino era appena nato. E in Italia non c'è un centro di riferimento per la cura di questa patologia, per cui ogni ospedale agiva secondo dei canoni che venivano dati dall'estero, soprattutto dagli Stati Uniti, dai vari studiosi che si sono occupati di più di questa, di come curare questa malattia. E in effetti da questa malattia non si guarisce, chirurgicamente si possono fare degli interventi che possono migliorare la qualità della vita, però diciamo che estrofici si nasce e si vive e si muore. Questo libro è nato proprio dalla volontà di far conoscere questi problemi, i problemi dei pazienti, i problemi delle famiglie, ma non è un libro triste o, come dire, che ispira compassione, ma anzi è un libro dove si racconta la verità, però è un libro positivo, e questo può essere capito anche dal titolo e dalla grafica, che sono tutt'altro che tristi, ma invece è quasi una, questo titolo, Scusi dov'è il bagno, sembra quasi un libro comico, ironico. Invece per i ragazzi estrofici il bagno è fondamentale, perché appunto in realtà la patologia è proprio questa, cioè i bambini nascono in assenza del collo vescicale, quindi la vescica è aperta, è fuori dalla sua sede, per cui spesso ci sono problemi come reflusso, problemi ai reni, mancanza parziale o totale degli organi genitali, per cui gli interventi sono tanti e sono mirati a ricostruire prima di tutto la vescica, quindi la funzionalità dell'apparato urinario, dopodiché si mira, diciamo, all'ottenimento della continenza e poi alla fine della normale, diciamo, ricostruzione dell'organo genitale nei maschi
e anche nelle femmine. Ovviamente nei maschi ci sono più problematiche per questioni anatomiche, però insomma anche nelle femmine non è un lavoro semplice. Finito il percorso chirurgico, che dura diversi anni, i problemi non finiscono, perché purtroppo ci sono diciamo delle problematiche che derivano proprio dal tipo di patologia, e quindi i bambini devono essere seguiti fino all'età adulta. Ovviamente più si va avanti e meno problemi ci sono, perché comunque gli studi sono andati avanti, la chirurgia ha fatto passi da gigante, per cui i bambini che nascono adesso hanno sicuramente meno problemi rispetto a 10, 20, 30 anni fa. L'associazione raggiunge moltissima gente. I bambini, ora è possibile fare la diagnosi prenatale, per fortuna, quindi sempre di più ci chiamano mamme che hanno avuto la diagnosi di questa patologia i primi mesi della gravidanza, e ci contattano per capire a che cosa andranno incontro. E noi li aiutiamo raccontando la nostra esperienza, perché ovviamente il tema è delicato, non si può certo consigliare a una mamma l'aborto o no, quindi su questo non vogliamo metterci voce, ma ci limitiamo a raccontare la nostra esperienza e a far conoscere quali medici in Italia si occupino di estrofia vescicale. Poi chiaramente la scelta è loro, personale, no, noi non ci possiamo. La vostra sede come associazione? Allora, come associazione la nostra sede ufficialmente è a Lucca, perché il nostro presidente Massimo Di Grazia, che è paziente, abitava lì, e quindi l'abbiamo scelta come sede ufficiale. In realtà noi poi siamo di servizio in tutta Italia, per cui organizziamo, oltre al nostro convegno annuale che facciamo a Lucca da 10 anni, organizziamo degli incontri itineranti proprio per dare la possibilità alle persone che magari non possono raggiungerci a Lucca di comunque incontrare noi e altri pazienti. Quindi facciamo degli incontri regionali, per cui Roma, Napoli, Torino, Genova, Milano, Veneto, qualsiasi Venezia, città, Sicilia, insomma abbiamo fatto diversi incontri proprio per cercare di far conoscere le persone, cioè favorire proprio il contatto tra le famiglie. Le mamme nuove, quelle che noi chiamiamo le mamme nuove che ci contattano, vengono immediatamente messe in contatto con altre famiglie della zona dove abitano loro, in modo tale che abbiano persone vicine con cui subito confrontarsi, a cui raccontare le proprie paure, che possano ritrovare famiglie che hanno già vissuto questo percorso, e quindi possano anche tranquillizzarle su cose che magari a loro stanno a cuore, le preoccupano. E abbiamo costruito una bella rete di contatti in tutta Italia, quindi siamo molto fieri di questo, perché ci siamo resi conto che appunto prima del 2004 ogni famiglia viveva questo dramma da sola, nelle proprie mura domestiche, e quando andava bene aveva l'appoggio magari dei medici anche umanamente, a volte neanche quello purtroppo, per cui finita l'operazione chirurgica la famiglia veniva lasciata abbandonata a se stessa, con i propri dubbi e le proprie paure. Per cui insomma aver creato questa rete di contatti è stato un lavoro faticoso, però che sta dando tante belle soddisfazioni. C'è anche un progetto di ricerca che sta andando avanti grazie all'associazione, per cui insomma stiamo facendo dei passi importanti. Quindi se ci fosse qualche persona che volesse donare qualcosa per il fondo ricerca, ovviamente bene accetta, anche perché noi siamo praticamente, ci autofinanziamo e viviamo diciamo grazie al 5 per 1000, è l'unica risorsa che abbiamo oltre al nostro autofinanziamento. Noi paghiamo una tessera annuale e ovviamente ognuno di noi poi dona o magari fa mercatini di beneficenza, cerca di portare avanti qualche iniziativa. Il libro stesso, diciamo, i soldi che ci sono arrivati grazie alla vendita dei libri, li abbiamo usati proprio per la ricerca e per cercare soprattutto di aiutare le famiglie a fare qualche visita, magari qualche famiglia che non si poteva permettere
di viaggiare, di raggiungere magari un ospedale più specializzato, quindi veniva supportata magari anche il costo del biglietto, del viaggio. Insomma, cerchiamo di mettere tutto quello che abbiamo a disposizione dei pazienti. Quindi vi aiutate a vicenda. Sì, sì. Ecco, sì. Volevo chiedere, ma questo libro, se uno volesse acquistare questo libro, può andare in qualsiasi libreria a richiederlo? No, si deve rivolgere a noi come associazione e noi lo spediamo a casa. Per cui... E dove lo trovano? Allora, sul nostro sito, che è www.estrofiavescicale.it. E qui si trovano i numeri telefono di diverse persone, presidente, vicepresidente, la segretaria, qualche mamma, insomma ci sono tutti i contatti di delle persone da, appunto, da contattare per avere il nostro libro. E anche per chiedere aiuto? E anche per chiedere aiuto, certamente, chiedere aiuto, chiedere informazioni, noi siamo a disposizione H24. H24. E che esperienza ha avuto? Appunto lei parlava che questi bambini subiscono degli interventi negli Stati Uniti? No, alcuni di noi dell'associazione sono arrivati agli Stati Uniti perché c'è un centro grosso, ci sono diversi centri che si occupano di estrofia e quindi per caso, perché tutte le persone che sono arrivate a operarsi negli Stati Uniti sono arrivate grazie a una serie di coincidenze, diciamo così, anche perché dei ragazzi di cui parlo sono stati operati prima che ci fosse internet, quindi è stato veramente a volte un passaparola da parte di medici o conoscenti. Sicuramente a livello europeo c'è poco, devo dire la verità, c'era un bravissimo chirurgo in Francia che ora però non opera più. Quindi rimangono, diciamo, come punto di riferimento gli Stati Uniti per quanto riguarda, cioè per chi vuole provare a curarsi all'estero. Però anche in Italia adesso abbiamo dei medici validi, certamente rimangono delle problematiche perché non essendoci proprio a livello nazionale investimenti sulla ricerca, è difficile trovare un medico che si occupi di una malattia rara, qualsiasi tipo essa sia. Proprio perché non ci sono i fondi, per cui i medici tendono a occuparsi di malattie, diciamo, comuni. Le malattie rare, come al solito, sono messe un po' sempre all'angolo. Invece negli Stati Uniti ci sono questi centri. Negli Stati Uniti ci sono questi centri, però non è semplice arrivarci, perché comunque c'è stato un giro di vite poi per quanto riguarda anche il pagamento e il rimborso delle spese mediche all'estero. Quindi insomma tecnicamente ci sono dei grossi problemi, vista anche insomma, la crisi non ha aiutato. Diciamo che il messaggio che diamo noi è che comunque in Italia ci si può curare, esistono adesso 2 o 3 centri in cui l'estrofia viene curata bene, i pazienti vengono seguiti, certo ci sono tutte le carenze che riguardano un po' tutte le malattie rare, quindi non c'è, appunto, non ci sono fondi per la ricerca, i ragazzi una volta che sono adulti, quindi escono dagli ospedali pediatrici, non hanno più nessun riferimento, e questo non è solo per l'estrofia, vale per moltissime patologie, quindi non ci sono centri che seguono queste malattie particolari, per cui un ragazzo dopo 18 anni si vede essere, diciamo, abbandonato alle strutture normali, pubbliche, che però magari non conoscono queste patologie che sono tipicamente pediatriche, per cui insomma il dibattito è lungo e noi come associazione ci stiamo lavorando tanto, ecco, stiamo cercando proprio a livello di nazionale, associandosi con altre associazioni, cioè seguendo altre associazioni che si occupano di malattie rare in generale, come Uniamo ad esempio. Quello stemma sulla maglietta è la vostra maglietta? È il nostro logo, sì, è il vostro logo. È il bambino che si... il bambino offre un fiore alla bambina, bellissimo, senso di amicizia, di solidarietà. Dicevo che fate anche dei mercatini, organizzate degli eventi. Sì, diciamo che questo è lasciato all'iniziativa personale di ogni socio che voglia appunto partecipare magari a qualche iniziativa locale, come non so, ad esempio in Veneto fanno spesso vendita di piantine oppure di oggetti realizzati magari a mano, queste cose qua, e che insomma tutto serve a raccogliere i fondi perché, come ripeto, ci autofinanziamo, per cui non abbiamo altre vie di entrate. Di entrate, per cui insomma tutto quello che i nostri soci vogliono fare
è ben accetto. A Pasqua alcune persone hanno venduto delle uova di cioccolato nelle scuole, insomma tutto a livello locale chiaramente, ecco. Qualche fiera o insomma. Ecco, e a livello diciamo delle persone, se qualche persona volesse associarsi alla vostra associazione ma non ha questo problema? Lo può fare tranquillamente, può pagare la tessera che è di 30 euro all'anno, per cui non è diciamo una cifra... Un mese di caffè di rinunci, esatto, a bar. Non è assolutamente pesante, e per cui può farlo assolutamente chiunque facendo questa piccola donazione e associandosi alla nostra associazione. Riceverà a questo punto via email la nostra newsletter che viene fatta ogni mese, dove ci siamo aggiornati su tutto quello che viene svolto durante l'anno. E può partecipare ai nostri incontri, diciamo, può semplicemente donare anche in modo anonimo senza interessarsi. Quindi anche nella dichiarazione dei redditi, se dovessero fare il 5 per 1000? Ovviamente, esatto, noi puntiamo tanto con amici, parenti e conoscenti sul 5 per 1000, perché è quello che ci dà fondamentalmente da vivere. E c'è il nostro codice fiscale comunque che si trova sul sito, per cui basta chiedere al commercialista di indicare questo codice fiscale e viene automaticamente donato il 5 per 1000. Ecco, io volevo di nuovo rinquadrare bene il libro perché lo trovo veramente bello, non ha neanche un costo eccessivo, perché volendo insomma costa 16 euro, è un costo alla portata, sì, alla portata di tutti. Anzi, ci sono libri che costano molto di più, che io stessa anche ho comprato in librerie, a volte scrivono di quelle a volte scrivono proprio delle sciocchezze. Esatto. Mi sono trattenuta, stavo dicendo una cosa in genovese, meglio di no. E quindi io invito tutti a leggere questo libro. Io stessa l'ho già letto, mi sono commossa. Il racconto dei bambini, ho riso anche perché sì, esatto, sapere, cioè ci sono bambini che a 5-6 anni incominciano a cambiarsi cateterino da soli, esatto. Lo fanno giocando, scoprendo il loro corpo, giocando, lo prendono, esatto, per un gioco, e il che mi dice che non è facile insegnare un bambino. No, assolutamente. Nelle scuole questi bambini hanno mai avuto problemi di... Sì, purtroppo lì è andato un po' a fortuna o a sfortuna la storia di tutti noi, mamme e bambini, perché alcune maestre, direttori, didattici sono comprensivi, sono attenti, mentre altri purtroppo no. Per cui noi abbiamo avuto casi di bambini che sono stati addirittura allontanati dalla classe perché magari avevano ancora il pannolino a 7 anni. Insomma, ci sono state storie raccontate dai pazienti, dai ragazzi, diciamo di non proprio di bullismo, ma insomma di prese in giro pesanti, e sono cose che lasciano il segno ovviamente. Anche a livello psicologico del bambino. Esatto, e anche il progetto del libro è nato anche proprio per dare la possibilità alle mamme e alle famiglie di regalarlo ad esempio a una maestra o a una bidella o a persone comunque che ruotano intorno alla figura del bambino durante la sua crescita, proprio per far capire loro che cos'è questa patologia. Ecco, perché è una patologia difficile da spiegare, difficile da vivere, quindi non la si conosce, per cui capisco anche la difficoltà di una maestra davanti a un bambino che sembra normalissimo, perché i nostri bambini sembrano normali, perché ovviamente il problema è un problema interno, e quindi è una disabilità nascosta, diciamo, no? Quasi invisibile. Per cui è molto difficile, da una parte è meglio perché il bambino può vivere la sua vita relazionale normalmente, però dall'altra è più difficile perché il problema che non si vede lo si deve spiegare, e quindi tutte le volte è faticoso anche per la famiglia e per il paziente stesso dover sempre raccontare, spiegare, mettersi a nudo, è una cosa che psicologicamente è molto pesante, da bambini per un verso, da adulti per un altro. Per un altro, sì. E quindi diciamo nelle scuole non c'è stata una rieducazione a questi casi, non no, dico solo nel caso
della malattia rara, ma anche della diversità del bambino, perché penso che malattie rare ce ne siano anche altre, anche altre, o altre disabilità. No, no, e è stata, diciamo, lì va a fortuna. Va a fortuna. Quindi c'è una forte carenza di cultura, assoluta, di cultura, di aggregazioni, di associazioni da parte delle istituzioni. Esatto. Noi avevamo, nel mio caso ad esempio, avevamo chiesto se era possibile avere una persona, quando mio figlio era all'asilo, che potesse aiutarlo a cambiarsi il pannolino, perché provate a cambiarvi un pannolino da soli e vedrete che non è una cosa facile assolutamente, cioè bisogna essere in due, no? Soprattutto un bambino di 4 anni non è assolutamente in grado di cambiarsi un pannolino da solo. E mi è stato risposto che non era previsto, perché in effetti tra le disabilità, diciamo, non era previsto il cambio di un pannolino, perché si sa che i bambini quando entrano all'asilo non hanno più il pannolino. Per cui lì io sono stata fortunata, ho trovato una bidella che si è occupata di fare questo in modo del tutto, diciamo, volontario, per cui è stata una sua disponibilità personale. Ho trovato delle maestre comprensive che facevano andare mio figlio in bagno in tempi diversi rispetto agli altri bambini. Qualche volta, se c'era bisogno, andavo io, però ecco, diciamo, nel mio caso sono stata fortunata. Moltissime mamme non hanno avuto la mia fortuna, quindi molte mamme tutte le mattine andavano in classe a cambiare il bambino, e questo ovviamente provocava la curiosità, la morbosità, perché la mamma viene, cosa viene a fare tua mamma tutti i giorni alla stessa ora, e quindi insomma diventava poi anche difficile spiegare questa intrusione. Per cui insomma lì purtroppo la carenza è assoluta e si diciamo, va a spedire in Dio, in questo diciamo senso. Che il cammino è ancora lungo, molto molto lungo, ma che queste barriere si possono anche abbattere se c'è la volontà delle persone, esatto, e se c'è soprattutto la solidarietà. Esatto. Bene Giovanna, io sono contentissima di avervi conosciuto e diciamo che verrò a trovarvi ulteriormente più avanti per sapere lo sviluppo della situazione della vostra associazione, se ci sono stati fatti, cioè se si sono avanzati dei passi sulla ricerca, se da parte delle istituzioni ci sia bene o male un impegno anche a livello educativo per i minori. Visto che grazie a Dio l'Italia è uno dei pochi paesi che nel settore minorile è molto, molto protettivo, ecco, rispetto a altri paesi, per cui vediamo anche di insegnare anche queste cose qua, e soprattutto che si fermino anche queste storie non proprio di bullismo ma di antagonisti dai più prepotenti, perché comunque queste, a prescindere da un bambino che ha un problema o un bambino che non ha un problema, anche su bambini che non hanno problemi succedono sempre questi fatti, quindi il problema è esistente, rimane, non è stato rimosso e non c'è stata la volontà di rimuoverlo, di un'educazione sia da parte delle famiglie e sia da parte di educatori. Per cui forse anche quando mia mamma mi dice tu da piccola andavi dalle suore, e io ho preso anche dei bei scopaccioni dalle suore, ma non le ringrazio adesso perché mi hanno educato in una certa maniera, certo. E non mi permetterei mai di mancare di rispetto, cosa forse era meglio ai nostri tempi che la troppa libertà adesso. E in questo verrò a trovarvi di nuovo, vorrei che prendessi il libro, che ti voglio inquadrare bene bene proprio con il libro, tra l'altro anche tu sei protagonista all'interno, letto. Sì, ho scritto la prefazione. E sono io che ho proprio raccolto materialmente tutte le storie dei ragazzi e dei genitori, poi c'è una parte dedicata alle storie, diciamo, c'è una parte dedicata al forum, che questa è forse la più, diciamo, divertente. Era il forum in cui scrivevamo noi ragazzi e noi mamme, e abbiamo voluto pubblicarlo, anche se ci sono scritte anche a volte delle scemate, però non abbiamo cambiato nulla, anche nelle storie così come mi sono arrivate le ho scritte, quindi non c'è stato un lavoro di modifica, perché trovo che quando si racconta una cosa così delicata e personale sia giusto rispettare i pensieri delle persone che hanno scritto, per cui è stato un lavoro lungo e difficile, perché le persone erano molto
reticente a raccontare queste cose così intime, così personali, però ce l'abbiamo fatta. E vabbè, poi in fondo c'è una parte che, in cui diciamo a livello un po' più medico si spiega cos'è l'estrofia, quindi insomma c'è un po' tutto, c'è la parte un po' più seria, quella un po' più diciamo leggera, però è un libro che si legge tutto d'un fiato sicuramente, quindi spero che abbiate la curiosità e la voglia di comprarlo, perché oltre a conoscere una cosa, una patologia diciamo che sicuramente non conoscevate prima, date una mano a noi e soprattutto spargendo la voce credo che si possa appunto rompere quella barriera di cui parlavamo prima, cioè conoscere una cosa nuova ci permette di riflettere sul fatto che le persone che ci sembrano normali tutti i giorni a volte magari stanno vivendo un dramma che noi non vediamo ma che loro vivono, quindi magari, come dire, aumentare un pochino la nostra sensibilità e la nostra tolleranza. Ecco, avete intenzione di scrivere poi un secondo volume? Può essere, noi adesso abbiamo scritto, proprio domenica prossima ci sarà il convegno, il nostro undicesimo convegno, e questa volta non si terrà a Lucca, si terrà invece sull'Adriatico, ad Alba, e presenteremo una favola che abbiamo scritto per i bambini questa volta, proprio per far capire il problema dell'estrofia sui bambini piccoli, ecco, quindi è proprio una favola. Quindi la prossima attività, diciamo, di la prossima intervista, continua. La prossima intervista verrà fatta al momento che rientri da Alba e presenteremo anche noi sui nostri schermi di Teleturchino e sul Graffio, la TV del Graffio, certo. E il blog di Monica Riccioni, sempre il Graffio, questo volume, la favola per i bambini. Bene, io ti dico che è tempo di lavorare la sigla, dove voi avrete il vostro logo e quella rimane sempre la vostra sigla, quindi man mano che noi ci vedremo io userò sempre la vostra sigla e vostra esclusiva. Tempo di lavorare il servizio, lo manderò in onda sia sul blog di Monica Riccioni, il Graffio, e sulla TV del Graffio, e automaticamente su Teleturchino verrà trasmesso al canale 72, ma non solo, sarà sul canale 174, 287, scusate, 634, 635, 636, quindi sono ben 6 canali, e oltre a essere in prima serata intorno alle 20:30 prima del film, ci saranno varie repliche che poi verranno date nel vario arco della giornata insieme a tutti gli altri programmi del Graffio, che va in onda al mattino, pomeriggio, prima serata e seconda serata. Chiedo di nuovo scusa. È che tutto il giorno che parlo ogni tanto mi si secca la gola. Bene, allora io ti ringrazio tantissimo, sono veramente contenta di averti conosciuto, posso darti del tu, di averti conosciuto, e ci teniamo aggiornati, spero di fare presto la prossima intervista, e così avrai modo di raccontarci cose nuove. E niente, che dire, salutiamo il nostro pubblico e tutti gli amici di Teleturchino e li invito numerosi a seguire sempre il nostro canale 72 e ciao a tutti, il Graffio sul sito, ciao, certo, assolutamente, seguite anche estrofia vescicale estrofiavescicale.it, grazie, benissimo, ciao a tutti, il Graffio.